Un paio di ulteriori commenti sul esempio di prima, perché dalle domande, diciamo, durante la pausa mi è un po' più chiaro quello che avete capito e quello che non avete capito. Noi, se vi ricordate, adesso non li riscrivo per brevità, ma avevamo 5 vettori di R4. R4 ha dimensione 4 come spazio. Rn, l'abbiamo già detto, l'abbiamo detto solo una volta, però in Rn ci sono i vettori e con 1, 1, 0, 0. Facciamo il caso proprio di R4. R4 è 1, 0, 0, 0. Poi e con 2, 0, 1, 0, 0. E con 3, 0, 0, 1, 0. E con 4, 0, 0, 0, 0. Questi vettori, come abbiamo già fatto, è facilissimo vedere, sono i vettori della quella che si chiama la base canonica. Con questi vettori io posso generare qualunque altro vettore, per esempio devo generare il vettore 3, 1, 4, 5, questo moltiplico per 3, questo per 1, questo per 4, questo per 5 e faccio la somma. È chiaro che posso generare qualunque vettore ABCD, basta moltiplicare il primo per A, il secondo per B, il terzo per C e il quarto per D e fare la somma. Viceversa, questi vettori sono anche ovviamente linearmente indipendenti, perché se prendo una loro combinazione lineare e la uguaglio a vettore nullo, chiaramente tutte le coordinate devono essere nulle, quindi la combinazione lineare sarà lambda 1 con 1 più lambda 2 con 2 più lambda 3 con 3 più lambda 4 con 4. Sulla prima coordinata mi viene lambda 1, quindi lambda 1 deve fare 0. Sulla seconda coordinata mi viene lambda 2, quindi lambda 2 deve fare 0. Terza coordinata lambda 3 deve fare 0. Quarta coordinata lambda 4 deve fare 0. Quindi in R4, R4 ha dimensione 4, base canonica. Ora, avendo noi 5 vettori in R4, cosa sappiamo? Questi 5 stanno comunque in R4, quindi generano uno spazio vettoriale, che sarà un sottospazio vettoriale di R4. Che dimensione potrà avere? 1, 2, 3 o 4? 1 perché i vettori erano non nulli, quindi almeno 1 diverso da 0 ci sta. Possono generare anche tutto lo spazio, quindi tutto R4, possono anche generare qualcosa di intermedio, qualcosa cioè che abbia dimensione 2 o dimensione 3. Quando siamo andati a fare la procedura di Gram-Schmidt, automaticamente, grazie a tutta questa, nel caso dell'esempio, siamo rimasti con quanti vettori? 3. E allora che vuol dire? Che i 5 vettori di partenza generavano uno spazio di dimensione 3. Un'osservazione che si potrebbe fare è: siccome i 5 vettori di partenza non potevano generare più di uno spazio di dimensione 4, dovevamo alla fine per forza rimanere con non più di 4 vettori, questo è ovvio. Cioè, quindi uno di questi calcoli, in almeno uno di questi casi, doveva venire Q doppio uguale a 0, perché non potevamo uscire con H uguale a 5. Almeno uno, se il primo era diverso da 0, se il secondo era diverso da 0, se il terzo era diverso da 0, se il quarto era diverso dal vettore nullo, allora il quinto per forza, allora i primi 4 generavano tutto R4, e allora il quinto per forza doveva venire uguale al vettore. Ciò che non è stato banale nel nostro caso è che ne veniva due volte uguale al vettore nullo, cioè i 5 vettori non erano stati presi proprio a caso, e quindi, vabbè, se fossero stati presi a caso probabilmente i primi 4 già sarebbero venuti indipendenti, ma il quinto poi per forza doveva venire dipendente. Non essendo stati presi a caso, in realtà di vettori indipendenti in mezzo a quelli dell'esempio non ce n'erano 4, ma ce n'erano soltanto 3. Chiaro? Okay. Su questo fatto torneremo, perché qua bisogna seguire esattamente i ragionamenti, bisogna capire le cose, perché se non capite diventa una marea di numeri che non servono a niente. Comunque, adesso dimostriamo il teorema, perché i teoremi si devono dimostrare, non è che si possono lasciare appesi così. Ok. Allora, per quanto riguarda il primo punto,
a questi punti chiamiamoli A e B. Per quanto riguarda l'affermazione A, basta mostrare che W, il W della procedura, che W scalare WJ è uguale a 0 per ogni J che va da 1 fino ad H. Come H intendo H della procedura, cioè non l'H finale. Se vogliamo introdurre una differenza, poniamo qua, introduciamo un'altra, facciamo H0 uguale H e poi facciamo output W1 W H0 e qua ci mettiamo H0, così W1 W H0 sono a 2 ortogonali, non nulla, cioè così capite che H di cui sto parlando non è quello della fine, non è 3, è di volta in volta qua quello che ho usato quando ho calcolato W. Per esempio, per calcolare W, H era 2 in quel momento, allora devo dimostrare che W scalare W1 e W scalare W2 fa questo. Perché? Allora, noi qui siamo a un certo H, calcoliamo W. Che W sia diverso da vettore nullo lo controlliamo, no? Se è diverso da vettore 1, cosa facciamo? Lo aggiungiamo come, se H era 2, lo aggiungiamo come W3. Allora, per essere sicuro che i vettori sono a 2 ortogonali, io cosa devo verificare? Che questo era ortogonale a quelli che c'erano prima. Ma quelli che c'erano prima chi erano? W1, W2, WH. Quindi, mi basta controllare che quei prodotti scalari fanno 0. Ma allora vado a scrivere chi è W. W è... anzi, quando semplicemente sta già scritto, quindi vado a sostituire la formula. W scalare, non chiamiamolo WJ, chiamiamolo allora I, J, H, K sono già occupati, chiamiamolo WM. L non mi piace. W scalare WM a quanto è uguale? Prendiamo la formula della procedura. Viene WJ meno somma per H che va, scusate, per J per I che va da 1 fino ad H di WJ scalare WI fratto WI scalare WI WI. E tutto questo devo fare il prodotto scalare con W N. Allora, il prodotto scalare è lineare in ciascuna delle due componenti, quindi qua mi viene WJ scalare WM, vedete perché non ho potuto usare J, perché qua ci stava una J, meno la somma per I che va da 1 fino ad H di WJ scalare WI fratto WI scalare WI, e qui mi rimane WI scalare WI. Ho
semplicemente usato le proprietà del prodotto scalare. Qj scalare questo meno la sommatoria passa fuori questo scalare questo. Anche questo coefficiente passa fuori. Ora, m chi è? M è un numero compreso tra 1 e h, cioè quelli che avevo già calcolato prima. W1, W2, WH sono quelli che ho già calcolato. Questi posso supporre che siano due a due ortogonali, perché il primo era 1. Gli altri, se sono arrivato a un certo punto, suppongo per induzione di avere già dimostrato che sono ortogonali. Il secondo era ortogonale al primo, il terzo è ortogonale ai primi due, eccetera, eccetera. Sono arrivato all'archesimo, fino ad H sono ortogonali. Devo vedere se quello che ci voglio aggiungere, cioè W, è pure lui ortogonale a quelli precedenti. Allora, siccome questi sono a 2 e 2 ortogonali, questo è un indice compreso tra 1 e h, questo è un indice compreso tra 1 e h, quanto viene qui? Allora, Vj scalare Wm rimane uguale meno somma. Beh, di tutta la somma, in realtà, nella somma quello che varia è i. Se i è diverso da m, wi scalare wm per l'ipotesi induttiva fa 0, perché quelli che abbiamo costruito i primi sono ortogonali, dobbiamo solo vedere se quello che stiamo aggiungendo è ortogonale. Quindi qual è l'unico, diciamo, l'unico caso in cui questo numero è diverso da 0? Quando i è uguale a m. Quindi ci tolgo la somma e ci metto l'unico caso. Quindi qua devo scrivere Vj scalare Wm fratto Wm scalare Wm Wm scalare Wm. Allora questo semplifica con questo, questo è uguale a questo, la differenza fa, scusate, non il vettore nudo, ma fa 0. Quindi se erano ortogonali fino a un certo h, sarà ortogonale anche quello che vado ad aggiungere dopo. Allora, il primo era 1 e quindi era automaticamente, diciamo, erano due, due ortogonali perché era solo 1. Il secondo dice, ma non hai verificato che non sia nullo? No, che non sia nullo lo verifico qua. Quando lo vado ad aggiungere lo verifico qua. Se è nullo non faccio niente, se non è nullo lo aggiungo. Allora, quando lo aggiungo è non nullo perché l'ho verificato, è ortogonale a tutti quelli di prima perché l'ho dimostrato, quindi ogni volta che ne aggiungo uno è ortogonale a tutti i precedenti e non è nullo. Alla fine, la mia lista finale, W1, WH0, come sarà? Saranno tutti vettori non nulli e a 2 a 2 ortogonale. Ma pensate diciamo, alla procedura, no? Ogni volta, se era nullo non lo mettevo, se non era nullo lo mettevo, l'abbiamo verificato anche nell'esempio, ovviamente questa è una dimostrazione, quella no, però ogni volta veniva ortogonale ai precedenti. Quindi alla fine la lista finale era fatta da vettori che erano a due ortogonali. Adesso dobbiamo dimostrare l'affermazione B. Per quanto riguarda l'affermazione B,
nella procedura dopo un certo numero di iterazioni arrivo ad un certo valore, un certo H e J. Quando dico arrivo a un certo H e J, dico che sto in questo punto qua, cioè prima di incrementare J. Per esempio, nella procedura precedente all'inizio era J uguale a H uguale a 1, avevo Q1, Q2 più 1, poi facevo J uguale a 2 e facevo Q2, Q2 più 2, che veniva diverso da vettore nudo. Poi facevo J uguale a 3, H rimaneva 2. Per quale motivo? Perché W calcolato nella procedura veniva uguale a 0, quindi H non si incrementava. Per esempio, a quel punto sono arrivato a J uguale a 3 e H uguale a 2. Ok? Quindi prima di fare questo incremento qua. Allora, posso supporre induttivamente che lo span di V1 Vj è uguale allo span di V1 Wh, perché all'inizio è certamente vero. All'inizio è certamente vero perché all'inizio J era uguale a H uguale a 1, V1 e W1 erano uguali e lo span era lo stesso. Ok? Quindi, supponiamo che aver fatto un certo numero di iterazioni prima di ricominciare il ciclo, cioè prima di incrementare J, supponiamo induttivamente che questi siano uguali. Andiamo a vedere cosa succede con un'ulteriore iterazione. Diciamo la nuova iterazione fa le seguenti cose: incrementa J, quindi J qua aumenta, quindi qua avrò Vj più 1. Poi calcola W. Poi se W è diverso dal vettore nullo, incrementa H e pone W H più 1 uguale a 2. Questo fa la nuova iterazione. Allora, noi dobbiamo mostrare che, quindi, di qua avrò lo span di Vj più 1, perché io J l'ho incrementato, quindi Vj più 1 qua ce lo metto. Qui ho due casi: se W era uguale a vettore nullo, devo dire che H non è stato incrementato in quel caso, e viene incrementato solo se W è diverso dal vettore nullo. In quel caso la cosa che devo dimostrare, io spiego, devo dimostrare che questo rimane W1 Wh come prima, altrimenti
che questo è uguale a spend di W1 WH ed esattamente W. Ok? Questo se W era diverso dal vettore. Perché chi aggiungerò come WH più 1? Esattamente W. Qua ci scrivete W, WH più 1 è la stessa cosa. Bene. Qua c'è l'osservazione fondamentale. L'osservazione fondamentale è che W è uguale al vettore nullo questa che cos'è? Questa nel nostro caso qua dovete immaginare che ci sia G più 1 perché fino a G ce l'avamo già arrivati, quindi se qua ci metto G più 1 che cos'è? VG più 1 meno questa cos'era? La proiezione sullo spazio se solo se VG più 1 è uguale alla proiezione di VJ più 1 sullo span di W1 W1. Quindi se solo se ho, perché posso parlare di proiezione? Perché i vettori che ho costruito W1 WH sono, abbiamo già dimostrato che sono a 2 ortogonali a ogni passaggio e la formula, la proiezione esisteva, era unica e avevamo pure la formula. Sicuramente se la facevamo su rispetto a una base ortogonale, quella è una base ortogonale e quindi la cosa funziona. Ma quando è che un vettore coincide con la sua proiezione? Se solo se sta già nello spazio, nel sottospazio. Se non stava nel sottospazio non coincideva con la proiezione. O se preferite, se questo fa il vettore nullo, portate questo dall'altra parte, allora VJ, nel nostro caso VJ più 1, è una combinazione lineare dei vettori che ci stavano prima. Se e solo se. Se e solo se perché? Se il vettore è nullo è una combinazione lineare dei vettori di prima. Se non è il vettore nullo, questo che avanza è ortogonale, quindi, e quindi come tale, abbiamo dimostrato prima che è ortogonale, quindi come tale è indipendente da tutti i vettori che c'è. Quindi se solo se VJ appartiene, VJ più 1, scusate, appartiene allo span di W1. Quindi che cosa succede? Se questo apparteneva a questo span, è chiaro che questo lo potevo generare, se questo lo potevo generare con questi, prima era uguale, no? Scritto da sopra. Se questo lo posso generare con questi, allora che lo aggiungo? È completamente inutile perché lo potevo generare con questi o con gli altri. È la stessa cosa. Perché questi due, V1VJ, W1WH, generavano lo stesso spazio. Quindi aggiungerlo non mi dà nessun contributo in questo caso. E allora che vuol dire? Vuol dire che o ce l'aggiungo o lo lascio uguale, lo span rimane lo stesso. E quindi questo span, anche se ci aggiungo VJ più 1, rimane uguale a quello di prima. Viceversa, se W è diverso da 0, vabbè, quindi questo è il caso in cui W è uguale a vettore nullo. Se W è diverso da vettore nullo, che cosa posso dire? Che in ogni caso VJ più 1 appartiene allo span di W1, WH e W. Lo vedete da qua, eh? Allora, qua, questi sono numeri. Qua ci sta W1, WH e di qua ci sta W. Portate dall'altra parte e otterrete che VJ più 1
a partire da spend v.qh dice, ma qua ci sta scritto j, non j più 1. Eh sì, perché in matematica qua abbiamo fissato un j e quello appresso lo devo chiamare j più 1. In informatica voi l'avete incrementato e l'avete richiamato j. Quella è la differenza. Per esempio, se stavamo a j era 3 e h era uguale a 2, mo j è uguale a 4. I primi 3 venivano, diciamo, lo spazio generato da v1, v2, v3 era uguale allo spazio generato da v1, v2, v2. Adesso qua j più 1 è 4. Ok. Quindi questo in realtà è vero sempre, perché vedete, io lo genero con W1, W2, WH e W, cioè basta semplicemente portare Vj di là e W di qua. Vj che in realtà nel nostro caso è Vj più 1. Ok. Una volta che io ho osservato questo, ripeto, se W era uguale a 0, allora questo non generava niente, il vettore nullo non genera nulla, quindi lo span rimaneva uguale, quindi aggiungerlo non mi cambiava nulla, lo span rimaneva uguale. Se invece W è diverso da 0, avendo dimostrato che è ortogonale a tutti questi, questa dimensione qui aumenta di 1. Ok? Ma anche questa dimensione qui aumenta di 1. Per quale motivo? Perché in quel caso Vj, fatemelo scrivere qua, cancello solo questo pezzetto, se e solo se Vj più 1 appartiene allo span di V1 Vj. Allora, se W era diverso da 0, se è uguale a 0, questa è la proiezione, quindi appartiene allo span di quelli di prima, quindi appartiene allo span di quelli di prima anche come V, perché questi due span erano uguali. Se è diverso da 0, questo non ci appartiene, cioè qua c'è se solo se, non appartiene a questo span. Allora che succede? Succede che questo non lo posso generare con i primi j, quindi qua la dimensione aumenta di 1, perché questi erano indipendenti. Questo è indipendente da questi qua e quindi la dimensione deve aumentare per forza di 1. Poi, anche da questa parte la dimensione aumenta di 1 perché W era diverso da 0, era ortogonale a tutti quelli di prima. Quindi tutte e due le dimensioni aumentano di 1. Però, io qui ho cancellato il fatto, quindi questi due spazi qui hanno la stessa dimensione. Però io qui ho cancellato l'affermazione che da qualche parte devo riscrivere, quindi la riscrivo qua. L'affermazione che Vj più 1 appartiene allo span di W1, Wh e W. Ma V lo span di V1 Vj era comunque uguale allo span di W1 Wh che è contenuto in questo di sotto, perché qua c'è un vettore in più. Quindi lo spazio generato da questo era contenuto in questo, l'ultimo vettore è contenuto in questo, quindi io qua posso sicuramente scrivere contenuto. Allora, i primi j li facevo con W1, W2, l'ultimo pure lo faccio con W1, WH, W, quindi se ci metto W1, WH, W, posso generare tutti quelli che stanno a sinistra. Quindi non solo i due spazi avevano una dimensione in più, sia l'uno che l'altro, ma questo è sicuramente contenuto qua dentro. A questo punto devono essere per forza uguali. Perché devono essere per forza uguali? Vediamo se
qualcuno riesce a collegare questo che abbiamo detto adesso e quello che abbiamo detto l'altra volta. Prima erano uguali, poi W è diverso da 0. W è diverso da 0, allora vuol dire che quando aggiungo Vg più 1 a sinistra e W, cioè W H più 1 a destra, le dimensioni aumentano di 1 entrambe. Allora, se erano uguali prima, mettiamo che avevano dimensione 3 entrambi, in particolare erano uguali anche le loro di me. Avendo aumentato di 1, le dimensioni tutte e due saranno ancora uguali. Ma da questo ragionamento segue che questo spazio di sinistra è contenuto in quello di destra. Ma noi abbiamo detto che se due spazi hanno la stessa dimensione e sono uno contenuto nell'altro, devono essere per forza uguali, ve lo ricordate? Quindi non serve dimostrare la doppia inclusione, una volta che avevamo dimostrato che questo è contenuto qua dentro, devono essere per forza uguali. E questo quindi chiude la dimostrazione. Perché chiude la dimostrazione? Perché questo mi dice che se prima dell'iterazione V1 Vj generava lo stesso spazio di W1 WH, dopo l'iterazione V1 Vj Vg più 1 mi daranno lo spazio generato da quelli di prima se non devo incrementare H, e da quelli, diciamo, da W1, WH, W, che poi sarebbe WH più 1 se devo incrementare H. Cioè mi dice che se questo era vero prima dell'iterazione, è vero anche dopo l'iterazione stessa. Perché dopo l'iterazione io esattamente questo faccio. Se W è uguale al vettore nullo, non incremento H. Se W è diverso dal vettore nullo, incremento H. Allora, iterazione per iterazione, questa uguaglianza rimane sempre vera, e quindi rimane vera fino alla fine, fino a quando H diventa l'H finale che abbiamo chiamato H0 e pubblico la lista finale dei vettori a 2 a 2 ortogonali. Capisco che non è proprio, diciamo, bellissimo a sentirsi, e diciamo, se uno la deve scrivere questa dimostrazione sicuramente ci sta più di qualche problema di scrittura. Però l'importante, diciamo, voi non state studiando matematica, l'importante io voglio che voi capiate. Dovete sforzarvi di capire. Ok. Fino a che non avete capito, quando avete capito ve ne accorgete, dice, ah, funziona così, è tutto a posto. Naturalmente c'è un modo di controllare se uno ha capito o no, così come c'era il modo di controllare se stavamo facendo bene quando facevamo le ortogonalizzazioni. Certo, se quello che veniva non era ortogonale a quello che avevamo fatto, vuol dire che avevamo sbagliato qualche cosa. Allora, torno indietro e vedi dove è qui. Va bene, quindi adesso questo teorema l'abbiamo dimostrato. Adesso voglio fare un'altra cosa. Riditemi i vettori sempre dell'esempio di prima. Fatemi prima cancellare. Allora, naturalmente io a lezione posso fare un esempio, due esempi, tre esempi, non è che posso fare 50 esempi, perché l'esempio, se lo fai, l'esercizio, se lo svolgi velocemente, ti porta via un quarto d'ora, a me porta via tre quarti d'ora, perché lo devo spiegare passaggio per passaggio. Quindi siete naturalmente pregati sul modello degli esempi di fargli degli esercizi, di prendere gli esercizi dal libro o di prendere gli esercizi da qualunque altro libro, perché abbiamo detto gli esercizi possono prendere da qualunque libro. Ovviamente
li faccio abbastanza intelligenti da prendere esercizi che abbiano, diciamo, attinenza con quello che è stato fatto oggi. Comunque, prendiamo l'esempio di prima. Allora, ridettatemi chi erano V1, che me l'ho dimenticato. Mi pare 1, 0, 1, 0. Poi V2? Meno 1, 1, 0, 1. Allora, meno 1, 1, 0, 1. Poi c'era V3. 0, 1, 0, 1. Sì, perché era la somma di V1 e V2. Poi c'era V4. Meno 2, 1, 0, meno 1. Meno 2? 1, 0, meno 1. E V5, che era la somma di V1 e V4, mi pare. Meno quindi uno. Era meno 1, 1, 1, meno 1. Giusto? Okay. Allora, questi numeri qua noi li potremmo mettere dentro una matrice. Una matrice 4x5. Ah, scusate, 5x4. 5 righe e 4 colonne. Andiamo a prendere invece delle righe le colonne. Le colonne adesso sono vettori, dove stanno? A parte il fatto di essere messi come vettori colonne invece che come vettori riga, dove stanno? Adesso tutti uniti. A 1, 0, 1, 0, 1, no, no, 0, 1, 1, allora. Meno 1, sì. Sì, è importante questo, se no poi l'esercizio non trovo. Se, capisco che sembrino errori banali, insomma, non c'è un copiare neanche un. Però vi assicuro che stando qua vicino l'angolo è molto più ampio e quindi è molto più facile perdere, diciamo, abbastanza facile fare errori banali come errori di ricorso. Adesso, quindi questi erano 5 vettori di R4. Questi cosa sono? 4 vettori di R5. Ok? Allora la mia domanda è: qual è la dimensione? Allora, la dimensione dello span di V1, V5, quant'era? Oh, era 3, perché avevamo fatto Gram-Schmidt, da 5 rimanevano 3, la dimensione era 3. 3 erano indipendenti, poi l'abbiamo anche verificato, cioè praticamente, per esempio, V1, V3, V4 sono indipendenti, o in realtà, nella Gram-Schmidt, come l'abbiamo fatto noi, avevamo verificato che fossero indipendenti, V1, V2, V3 no, perché era la somma e V4. Ok? Quindi V1, V3 e V4 sono sicuramente linearmente indipendenti. Non è che sono solo loro linearmente indipendenti, anche un'altra terna può essere linearmente indipendente. Per esempio, anche V3, V4 e V5 sono linearmente indipendenti, andate a fare i conti. Per forza. Per forza, perché quando vado a fare la combinazione lineare, qua ci devo mettere coefficiente, supponete di fare una combinazione lineare, V3 e V4 non sono proporzionali, poi se fate una combinazione lineare di V3 e V4, cercate di fare uscire V5, allora lambda V3 più mu V4 deve fare V5, allora andiamo a vedere sulla quarta coordinata,
lambda più 0 deve fare 1, quindi lambda deve fare 1. Sulla prima coordinata 0 meno 2 mu deve fare meno 1, quindi mu uguale a un mezzo. Quindi lambda uguale a u, mu uguale a un mezzo. Se andate a vedere sulle altre coordinate non torna. Non torna perché qua 1 diciamo più un mezzo non può fare 1. Ok? Quindi da Gram-Schmidt V1, V2 e V4 erano indipendenti, però non sono gli unici essi indipendenti, però qua linearmente indipendenti massimo ne possiamo trovare 3. 4 non mai, perché con V1, V3 e V4 poi genera V2 e genera anche V5. Scusate, con V1, V2 e V4, V3 è uguale a V1 più V2 e V5 è uguale a V1 più V4. Oppure se prendo V3, V4 e V5 genero anche V1 e V2, poi i coefficienti vi trovate voi per esercizio. Quindi la dimensione di questo span è sempre 3. Adesso la mia domanda è: qual è la dimensione dello span di U1, U2, U3 e U4? Questo esercizio lo potremmo rifare di nuovo con Gram-Schmidt, però lo faccio per farvi capire che se devo trovare una base ortogonale di questo spazio devo fare Gram-Schmidt. È la cosa più semplice da fare. Se devo trovare solo la dimensione di questo spazio non è così. Allora prima troviamo la dimensione dello spazio, poi troviamo pure una base ortogonale, quindi lo facciamo prima senza Gram-Schmidt e poi lo facciamo con Gram-Schmidt. Allora, cominciamo a vedere la dimensione è compresa tra 0 e 4 perché è generato da questi quattro vettori, quindi un sistema di generatori è di quattro elementi. Noi abbiamo detto che da un sistema di generatori, togliendo eventualmente dei generatori, posso sempre arrivare a una base. Poi i vettori sono tutti nulli? No. E allora la dimensione è compresa tra 1 e 4. Prendiamo un con 1. Un con 1 è nullo? No. E allora genera almeno uno spazio dimensione 1. U con 2 è proporzionale a U con 1? No. E allora U con 1 e U con 2 già sono indipendenti. Quindi la dimensione è compresa tra 2 e 4. Quindi U con 1 e U con 2 sono linearmente indipendenti. Adesso cosa facciamo? Li andiamo ad aggiungere uno alla volta e quelli che aggiungiamo andiamo a vedere se sono indipendenti da quelli di prima o no. Se li posso generare utilizzando quelli di prima non li aggiungo, perché è esattamente come il discorso analogo a quello di Gram-Schmidt. Se lo posso generare con quelli di prima non aggiungerà nulla allo span. Quindi per vedere se sono indipendenti cosa faccio? È vero che questa è una cosa euristica perché noi il sistema ancora non l'abbiamo fatto, però per esempio posso scrivere U3, U3 chi è? 1, 0, 1, 0, 1. Questo lo vado a scrivere come lambda 1, quindi lambda 1 meno 1, 0, meno 2, meno 1, più mu 0, 1, 1, 1. Cioè, ci provo, che sto facendo? Sto scrivendo il terzo vettore come una combinazione lineare dei primi due. I primi due sono indipendenti, già lo so. Quindi se c'è una relazione di dipendenza lineare, per forza sarà il terzo a poter essere espresso come combinazione dei primi due. Potrò sicuramente fare così. Allora provo a scrivere questo sistema. Questo sistema ha 5 equazioni in 2 sole incognite, quindi anche intuitivamente sarà difficile che venga soddisfatto, almeno se i numeri sono a caso. Proviamo a vedere. A questo sistema la posso riscrivere così. La prima equazione mi dice che 1 è uguale a lambda. La seconda equazione mi dice che 0 è uguale a meno lambda più mu. La terza equazione mi dice che 1 è uguale a mu. La quarta equazione mi dice che 0 è uguale a meno 2 lambda più mu. La quinta equazione mi dice che 1 è uguale a meno lambda più mu.
Allora, come vedete, queste due equazioni ti danno un assoluto, perché mu meno lambda non può fare contemporaneamente 0 e 1. Oppure, se ricavate il lambda uguale a 1, sostituite, vedete che le equazioni mu vi danno degli assoluti. Quindi non è possibile che io possa ottenere U3 come combinazione lineare di U1 e U2. Quindi, cosa posso dire? Posso ottenere U3 come combinazione lineare di U1 e U2? No. E allora lo aggiungo e dico che sono linearmente indipendenti. Non mi sembra complicato, sinceramente. Adesso devo fare la stessa cosa con U4. Quindi riprovo. Proviamo con U4. Adesso 4 è 0, 1, 1, meno 1, meno 1. Allora questo deve fare lambda 1, 1, meno 1, 0, meno 2, meno 1, più mu 0, 1, 1, 1, 1, più nu per 0, 1, 1, no, questo è 4. Più nu per 1, 0, 1, 0. Adesso riscriviamo questo sistema equazione per equazione. Allora la prima mi dice che 0 è uguale a lambda, poi qua viene 0 più nu. La seconda equazione mi dice che 1 è uguale a meno lambda più mu. La terza equazione mi dice che 1 è uguale a mu più nu. La quarta equazione mi dice che meno 1 è uguale a meno 2 lambda più mu. E la quinta equazione mi dice che meno 1 è uguale a meno lambda più mu più nu. Allora, guardate che questo faceva 1, ci ho aggiunto nu è diventato meno 1. Quindi, cioè facendo la differenza tra questo e questo, mi viene nu è uguale a meno 2. Se nu è uguale a meno 2, dalla prima equazione viene lambda uguale 2. Allora, dalla meno 2 volto di là diventa 2 e mi viene mu uguale 3. Per, diciamo, ottenere questa cosa ho sfruttato queste tre equazioni, quindi queste tre verranno soddisfatte. Quello che non è chiaro è se siano soddisfatte anche le altre 2. Andiamo a considerare, andiamo a vedere. 2 meno 2 fa 0, meno 2 più 3 fa 1, quindi questo è soddisfatto. Poi 3 meno 2 fa 1, quindi questo è soddisfatto e ce l'aspettavamo. Adesso meno 4 più 3 fa meno 1, questo è soddisfatto. Meno 2 più 3 meno 2 fa meno 1, e questo pure già ce l'aspettavamo, ma abbiamo verificato che è soddisfatto. Quindi effettivamente il sistema è soddisfatto. Quindi U4 non è linearmente indipendente da 1, U2 e U3, ma U4 quant'è? Ditemelo voi. Sostituite lambda, mu e nu. 2 per quel vettore chi è? Poi più 3 U2 meno 2 U3. Quindi U4 non era indipendente, ma era una combinazione lineare di 1, U2 e U3. Più precisamente era 2 U1 più 3 U2 meno 2 U3.
Notate niente di strano? Cosa avete notato? Che questa dimensione quanto fa adesso? Fa 3. E che cosa c'è di strano? Dico qualcosa che potrebbe non essere casuale. Che io con l'acqua di prima. In qualche modo. Vabbè, prima avevamo detto questi erano 5 vettori di R4. Massimo la dimensione che posso generare è 4. E già questo. Infatti, se li mettevamo nell'altro senso, i vettori erano 4. Quindi la massima dimensione che posso generare pure è 4, per un altro motivo. In un caso perché siamo in R4, nell'altro caso perché sono 4 vettori. Però non generiamo dimensione 4, generiamo dimensione 3. Guarda caso, messi per colonna, genera pure dimensione 3. Però potrebbe ancora essere un caso. Allora, andiamo a vedere un altro esempio. Quindi per adesso lasciamo perdere Gram-Schmidt, non lo rifaccio con Gram-Schmidt questo esercizio, voglio battere il ferro finché cade. Andiamo a vedere un altro esempio. Ve lo faccio un po' più particolare in maniera tale da evidenziare quello che voglio dire. Allora. Non è un esempio lungo, quindi si può fare bene la mappa. Adesso prendiamo 3 vettori di R7. Li mettiamo per colonna. Prendiamo 1 più 2, ce lo scrivo pure, quindi viene 1, 1, 2, meno 1, 1, 2, meno 1. Allora, qual è la dimensione dello spazio generato da 1, 2 o 3? Ci vogliono esattamente 2 secondi per dire. Per quale motivo la dimensione dello spazio generato da 1, diciamo la dimensione dello span di 1, U2, U3 fa 2? Perché? Allora, beh, quello ci dice che è minore o uguale di 2, perché fa esattamente 2? Allora, per avere due vettori indipendenti, cosa basta avere? Due vettori non nulli che non siano proporzionali. Ah, questo è nullo? No, questo è nullo? No, questo è proporzionale a questo? No, si vede. Il multiplo di questo, per esempio, è 0, e qua ci sta uno. È chiaro? Sono non nulli, non sono proporzionali, 1 e U2 sono indipendenti. U3 è dipendente da 1 e U2, quindi togliendo U3 rimangono indipendenti, quindi 1 e U2 è una base di questo spazio, e quindi la dimensione è 2. È chiaro? Adesso andiamo a vederli per riga. Per riga quanti sono? Sono 7. Allora c'è V1 che fa 1, 0, 1. Poi c'è V2 che fa 0, 1, 1. Poi c'è V3 che fa 1, 1, 2. Poi c'è V4 che fa
0, meno 1, meno 1. Poi c'è V5 che fa 1, 0, 1. Poi c'è V6 che fa 1, 1, 2. Poi c'è V7 che fa 0, meno 1, meno 1 l'altra volta. Ok, adesso abbiamo 7 vettori di R3. Se uno mi dicesse 7 vettori di R3 presi a caso, c'è probabilità che siano tutti sullo stesso piano? No. Se fossero presi veramente a caso, no. È molto improbabile che 7 vettori presi a caso siano tutti sullo stesso piano. Il primo, il secondo, se non sono allineati fanno un piano, poi tutti gli altri 5 devono stare tutti nello piano generale dei primi due. Se fosse a caso sarebbe veramente improbabile, però noi sappiamo che questi vettori messi per colonna ci danno uno spazio mezzo dei due. Allora diciamo che, come osservazione di carattere generale, soltanto qualitativa, quindi non dimostra nulla, se questi 7 vettori adesso generano uno spazio mezzo dei 3, vabbè, allora avremmo scoperto che quella osservazione che avevamo fatto prima era una casualità. Se invece c'è uno spazio di dimensione 2, come quello, allora non può essere tanto casuale, deve dipendere da questo. Deve dipendere da questa informazione qua. Perché, come dire, se quell'informazione là non c'entrava nulla, era come dire che su questi vettori non sapevo quasi nulla, quindi sembra veramente difficile che 7 vettori in R3 siano tutti sullo stesso piano. Allora, V1 e V2 sono indipendenti perché non sono proporzionali, è evidente. Poi V3 è dipendente perché è proprio V1 più V2, ma anche V6 è uguale, quindi è V1 più V2. Allora, perché per dire che è dimensione 3, che la dimensione sia 3, basterebbe trovare un terzo vettore indipendente. Ce ne abbiamo 5, e beh, intanto 2 sono sparite, quindi sono 3. Poi c'è V4, ma V4 chi è? Meno V2. Ma V7 pure lui è meno V2. Caspita, di 5 possibilità, di 5 cartucce, ne ho sparate già 4. Beh, anche V5 uguale a V1, quindi in realtà i primi due sono indipendenti e gli altri 5 dipendono dai primi due. Quindi la dimensione dello span di V1, V2, V3, fatemi mettere i puntini, fino a V7 fa pure 2. Beh, potete fare a casa, divertirvi e fare altri esempi. Prendete dei vettori, calcolatevi la dimensione dello spazio generato, rimettete gli stessi vettori di RK, mettete gli stessi vettori o di RM, le coordinate diciamo, se sono n vettori di RM potete riorganizzare le coordinate mettendo da righe a colonne o da colonne a righe come m vettori di RM. Se la dimensione dello spazio generato era k nel primo caso, viene k pure nel secondo caso. Questo sia se k è uguale al minimo tra m e n, ma anche se k è minore del minimo tra n e m. No, qua vedete, innanzitutto, quelli sono 7, questi sono 3, la dimensione dello spazio generato non può superare in ambedue i casi 3. Cioè non può mai superare il minimo tra m ed n. Perché? In un caso perché i vettori sono 3, in un altro caso perché stiamo in R3. Però in questo caso non è uguale a questo minimo, è minore di questo minimo. È 2 da una parte, ed è 2 pure da un'altra. Quindi, facendo ulteriori esempi, viene più o meno facile la congettura che questa dimensione sia sempre uguale. Cioè i vettori, o diciamo una matrice di numeri, o lo organizzo per righe, o lo organizzo per colonne,
mi darà dei vettori che genereranno uno spazio, un sottospazio di R dove stiamo, di Rm o di Rn, ma che avrà sempre la stessa dimensione. Ecco, la congettura è facile, l'abbiamo individuata con non troppa difficoltà, e il bello è che pure è vero. Qua però scatta il problema. Qual è il problema? Bisogna capire perché. Perché è vero. In particolare, facciamo un caso particolare. Se io avessi 5 vettori di R5, stavolta per riga, per colonna, i vettori sono sempre 5 e siamo sempre in R5. Supponiamo che le 5 righe siano indipendenti. Allora, la dimensione dello spazio generato da esse fa 5. E se la piglio per colonne, se è vera sta congettura, ne fa pure 5. Quindi questo è un caso particolare, però piuttosto importante, perché vedremo, sarà quello che useremo per dimostrare la congettura. Quindi, se 5 vettori di R5 sono indipendenti come righe, la matrice 5x5, sono indipendenti pure come colonne. Se sono 6, questo sarà il punto chiave. Che è una matrice quadrata, se le righe sono indipendenti, se sono 6 le colonne sono indipendenti. Però per capire questo ci manca ancora qualcosa. Così come per trovare le basi ortogonali e per avere le formule di proiezione ci voleva il prodotto scalare, per capire questo ci manca un concetto che dobbiamo sviluppare per le matrici quadrate, che è il concetto di determinante. Ok? Quindi questo per farvi capire che è tutto collegato, cioè non è che io definisco delle cose e queste cose non servono, queste cose servono. Ok? Noi abbiamo semplicemente finora introdotto alcuni concetti, siamo andati a vedere le basi, gli spazi generati, qual è lo span di certi vettori. Se questo spazio, invece di generarlo con certi vettori, appunto, toglievo i vettori che erano inutili, lo posso fare tramite le combinazioni lineari, facendo vedere che i vettori sono dipendenti dagli altri. Questi vettori che rimanevano erano tutti utili, li posso addirittura a me, per esempio, qua, no? Se voglio la base ortogonale, è inutile che faccio Gram-Schmidt con tutti e tre i vettori, anche se la procedura l'ho definita prima. Qua che faccio? Questo è linearmente dipendente da questi due. Allora Gram-Schmidt lo faccio solo con questo e questo. Cioè questo già me lo trovo, questo ci tolgo la proiezione su questo. Il terzo non lo faccio proprio perché già so che, essendo dipendente dai primi due, quando andrò a fare Gram-Schmidt mi verrà il vettore nullo. Chiaro? Quindi questi discorsi mi aiutano anche poi eventualmente a trovare le basi ortogonali. Qua so che lo spazio è dimensione 2. È inutile che vi faccio Gram-Schmidt con tutti e 7, perché ne rimarrà con 2. Allora faccio il primo, faccio il secondo, gli altri 5, è inutile che vado a fare le formule della proiezione, perché potrò solo controllare che quando andrò a fare la formula della proiezione e ci toglierò la proiezione sullo spazio generale dei primi 2, mi verrà il vettore. Vediamo se è ora di fare pausa, forse era ora anche da prima. Sì, 5 minuti.